Salve a tutti e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Tutto Rugby. Vi ricordo che siamo sui canali social di Per Sempre News. Si è concluso il Sei Nazioni Femminile 2021, vinto per la terza volta consecutiva dall'Inghilterra. Al secondo posto abbiamo la Francia, al terzo l'Irlanda che ha battuto l'Italia nella finale. Le nostre Italdonne, le nostre ragazze si sono piazzate al quarto posto. Parleremo di questa sfida Irlanda contro Italia, come sempre, con Maria Cristina Tonna, coordinatrice della femminile. Ciao Maria Cristina. Ciao Massimiliano e ben ritrovati a tutti. Allora, la finale terzo e quarto posto, vinta dall'Irlanda. Però io, allora, il Sei Nazioni è stato un po', lo sappiamo, modificato, quindi sono state cambiate le date, sono state ridotte le partite, alcune partite invertite, le ragazze erano ferme da un anno, però tutto sommato non è stato un cattivo Sei Nazioni, quello di quest'anno. No, guarda, se proprio dobbiamo fare un'analisi molto riassuntiva del torneo, sicuramente la nuova formula, lo abbiamo già detto nelle precedenti puntate, diciamo, è stata proprio voluta per via del Covid, evidentemente, e spostando la finestra così in maniera perentoria e anche in maniera molto veloce rispetto alla programmazione a cui siamo abituati, evidentemente non potevano far altro che proporci una formula più accorciata, che è quella che avete visto. Questa formula evidentemente non è molto soddisfacente per quanto riguarda il ritmo delle partite, perché ecco, noi ci siamo trovate a dover giocare tre partite consecutive nell'arco di 3 settimane, mentre prima conoscevamo un altro ritmo, che è quello che poi tra le altre cose ha mantenuto il Sei Nazioni maschile, quello che conoscono benissimo i nostri sostenitori, e chiaramente ti lascia comunque un pochino più di spazio per il recupero. E poi invece, se dovessimo analizzare appunto la finestra temporale, l'abbiamo già detto, è stata fantastica per quanto riguarda i riflettori puntati solo sul Sei Nazioni femminile. In Italia abbiamo avuto anche un buon seguito sia da parte di tutti i canali social, di tutte tante trasmissioni, tra cui la vostra, che vogliamo ringraziare per averci seguito durante tutto l'arco appunto del torneo, ma anche la carta stampata, chiaramente non avendo la nazionale maschile di cui parlare, evidentemente poi ha trovato più spazio anche per noi, e questo diciamo che ci fa ben sperare, perché evidentemente speriamo di essere state anche maggiormente di ispirazione per i tanti bambini e bambine che già giocano, ma anche per tutti quelli e tutte quelle che si avvicineranno, magari proprio grazie ad aver visto le nostre ragazze che sono diventate proprio delle eroine dei bambini e delle bambine, avendole viste giocare, ecco, speriamo che si possano avvicinare al nostro gioco. Evidentemente dovremo fare delle analisi, sia interne che con le altre union, vediamo un attimo quale sarà il futuro di questo torneo, ma diciamo che è stato un buon esperimento sicuramente. Voglio sottolineare il sabato di finali, così come lo è stato per il Sei Nazioni maschile, molto visto anche in televisione. Ecco, anche questo sarà sicuramente un punto di partenza da cui ricominciare per fare le analisi, ed è stato un momento molto molto intenso e molto particolare, molto seguito in tutto il mondo. È vero, so che il Sei Nazioni è stato molto molto seguito, soprattutto la nostra finale, quella per il terzo e il quarto posto. Ho visto, le ragazze ci hanno messo, ho visto veramente, ci hanno messo il cuore, ci hanno messo tanta passione. Forse la difficoltà maggiore che c'è stata, diciamo, loro ci hanno bloccato quasi tutto il match, insomma, poche volte siamo riusciti ad andare nei loro 10 metri. Anche noi venivamo da una pausa molto molto lunga e lo sappiamo, una bravura loro, bravura se si può parlare di bravura, sicuramente avevano dei seven, avevano cinque atlete seven all'interno, parlo ovviamente dell'Irlanda, molta velocità, molto gioco, qualche problema in mischia nel pacchetto dove noi normalmente spingevamo di più, però questa velocità credo ci abbia creato un po' qualche problema, anche se ho visto le ragazze a testa bassa, giocarsi comunque tutti gli 80 minuti, come giusto che sia.
Sì, certo, è chiaro che loro ci hanno abituati a una lotta fino veramente a che l'arbitro non fischia, per cui anche oltre l'ottantesimo, e questa è una caratteristica veramente da sempre di questa squadra. Tornando proprio in maniera particolare alla partita, sicuramente giocare, come dicevo prima, 3 settimane di seguito a livello internazionale non è semplice, per cui è chiaro che questa formula appunto poi l'andremo a analizzare anche da questo punto di vista. Fare 2 trasferte internazionali nel giro di poco tempo, non è 8 giorni circa, non è facilissimo, però voglio ricordare alle tante persone che ci hanno seguito che è stato anche in parte un atto dovuto, anche perché altrimenti la partita non si sarebbe potuta disputare. L'ho trovata comunque una cosa, e anzi mi fa piacere che molti sostenitori l'abbiano vista in questo modo. Diciamo una cosa molto sportiva nei confronti dell'Irlanda, permettere a tutte e due le squadre di poter disputare la gara, anche perché quello era il nostro unico intento, evidentemente. E poi, come hai detto tu, la nazionale irlandese ha delle giocatrici che hanno una grande esperienza nel Seven, ma così come anche le nostre giocatrici. Tante sono passate per la Nazionale Seven e ne sono ancora attualmente, diciamo, protagoniste. Io penso che comunque sia quando si raggiunge il massimo del livello, evidentemente, come in questo caso delle finali, e poi lì veramente si gioca secondo dopo secondo, situazione dopo situazione, come ci insegna il nostro gioco, e per l'appunto in questo caso hanno vinto le irlandesi perché si vede che in quel momento specifico erano la squadra più pronta, evidentemente. Vediamo adesso poi in chiave qualificazione ai mondiali, speriamo che sia esattamente il contrario e che magari appunto si possa ribaltare il risultato. Certamente, ricordiamolo, il prossimo impegno delle ragazze sarà proprio la qualificazione al mondiale dell'anno prossimo. Hai fatto bene a citare il discorso dell'Irlanda, ricordiamolo, loro avrebbero dovuto venire in Italia e poi dopo ritornare indietro a fare la partita, avrebbero dovuto sostenere 15 giorni di quarantena, insomma ci sarebbero state delle difficoltà. Ci hanno posto il problema, noi ovviamente volevamo giocare la partita come giusto che sia, abbiamo accettato dal Lanfranchi, quindi dall'Italia, di andare a giocare il match tranquillamente in Irlanda. È stata una bella partita, ripeto. Un fortissimo in bocca al lupo alle ragazze perché ho visto veramente da parte delle nostre ragazze un bel rugby e credo che alla fine sia questa la cosa migliore che possa accadere e piacevole da vedere. Maria Cristina, io ti ringrazio tanto, purtroppo il tempo è quasi scaduto, ti ringrazio veramente per queste 3 puntate che siamo riusciti a portare avanti, con i tuoi collaboratori, con tutti, veramente mi ha fatto molto piacere e spero che potremo poi per le prossime occasioni con le donne di poterci risentire di nuovo e fare qualche cosa. Mi auguro che sia Certo, stato bello per tutti noi. guarda Massimiliano, ti rubo altri 30 secondi per ringraziare invece te e tutta quanta la redazione, perché veramente è stato molto interessante intanto poter lavorare così con una scadenza regolare, per cui e non soltanto in maniera estemporanea. E per cui vi ringraziamo tantissimo per averci fatto fare questa esperienza e siamo evidentemente a disposizione per ulteriori momenti appunto di verifica anche dello stato della squadra, di quello che faremo e niente, in bocca al lupo a voi e ovviamente anche a noi per i prossimi impegni. In bocca al lupo, un abbraccio fortissimo, grazie alla prossima, saluti ovali a tutti. Ciao, grazie. Questo programma è stato offerto da...